godere una tranquillità contemplativa. Schopenhauer sosteneva che la solitudine è fonte di felicità e di tranquillità dell'animo. Al Sella Ronda Bike Day si è soli e in mezzo alla gente allo stesso tempo. Soli con la personale ricerca dell'equilibrio, in mezzo agli altri, ospiti di un singolare serpentone di biciclette lungo 50 chilometri. Non capita tutti i giorni di poter godere di una finestra di 7 ore senza auto sulle strade dei quattro passi dolomitici più famosi: Gardena, Sella, Pordoi e Campolungo. Non capita tutti i giorni di pedalare in compagnia di altri 22.000 individui che hanno la tua stessa passione, senza tempi né classifiche, prendendosi tutto il tempo che si vuole. Pordoi, salita dalla leggenda. Durante il giro, muraglia umana ai bordi della strada e il ciclista da solo. Oggi nessuno ai bordi della strada e invece pieno di gente che sale in bicicletta. Questi tornanti me li ricordo quando correvo. Qua c'era una folla enorme. Facevi questi ultimi metri quasi senza sentire la fatica perché quasi la gente ti portava. Oggi è diverso perché non hai nessuna macchina, non hai nessuna persona ai lati della strada, c'è solamente il silenzio e solamente delle persone che senti chiacchierare. Una giornata eccezionale sulle Dolomiti. Chi sosteneva che la simpatia che ispira la bicicletta deriva anche dal fatto che nessuna invasione è stata mai fatta in bicicletta, si sarà ricreduto osservando questa pacifica invasione del Sella Ronda. La bicicletta è bella in estate, quando inizia il caldo, vedi le montagne con ancora un po' di neve, però quel po' di neve là su certi canalini ti ispira un po' allo sci alpinismo. Io sono un grande amante dello sci alpinismo. Dobbiamo distinguere, abbiamo gli sci alpinisti veri, che sono quelli che vanno in questi periodi, che riescono a fare certi canalini. Li vedremo dopo, te li farò vedere, sono dei canalini bellissimi però impegnativi, mentre in inverno riesci a fare qualsiasi tipo di escursione veramente meravigliosa. Questo è uno dei canalini. Ieri era pieno di sci alpinisti che salivano. Salgono fino a un certo punto a piedi e poi salgono fino in cima e poi riscendono nel canalino. Bisogna essere dei sciatori esperti per fare queste cose, non è una cosa da tutti i giorni. Sono 41 anni che vengo in Dolomiti e ogni giorno scopro qualcosa di diverso. Oggi ho scoperto una pedalata di 20.000 ciclisti senza auto. Tutto estremamente naturale. Il silenzio, il rumore delle voci, i sorrisi, l'amicizia e le Dolomiti. Le montagne sono stupende, sono bellissime, però bisogna rispettarle e mai sfidarle. In quel punto là Diego Peratone, l'organizzatore anche del Sella Ronda con gli sci alpinismo, è morto per andare a cercare degli incoscienti che scendevano con gli sci alpinismo in un momento che non dovevano farlo. In questa domenica speciale, sulle strade incantate del Sella Ronda, non bisognava temere di avanzare lentamente, ma solo di fermarsi. Il bello della bicicletta modifica il tempo, ma anche lo spazio. Provate a rifare in macchina un tragitto particolarmente suggestivo già percorso in bicicletta. È come se fosse un altro posto. Si è impoverito.